The master of the house. Ok, è una fotografia molto particolare perché credo che fosse tipo il capomastro, diciamo il maestro della casa, ecco, se si può tradurre in questa maniera, che fotografa una serva. Quindi il padrone di casa, ecco, non mi veniva. Padrone di casa che fotografa una serva. Servitù. Ma forse anche no, non lo so con esattezza. And then there's a whole relationship of photography to mortality. E ovviamente c'è poi tutta una serie di fotografie sul tema della mortalità. So, those bodies in Pompeii became known through photography and archaeological things like this ancient Egyptian king. Would become more known through photography. E attraverso la fotografia poi vengono fuori anche delle opere, cioè vengono poi fatte conoscere anche delle opere vere e proprie, come appunto i corpi di Pompei o i cadaveri di Pompei, oppure questo ritratto del faraone. Was it the king? A king. Un re, chiedo scusa, era un re. So you can go, so photography takes you. We'll come out of the 19th century again. Photography can take you from Egypt, a king in Egypt. E dunque, ancora una volta, la fotografia vi porta da qualche parte, no? Nella fotografia del XIX secolo, la fotografia vi porta in Egitto, vi porta da un re, da un sovrano di Egitto. To a prostitute. Fino a una prostituta. In New Orleans. A New Orleans. And this was another photograph which I was very taken with in John Sarkowski's book, The Photographer's Eye. E questa è un'altra fotografia, no? Presente nel libro di Sarkowski, The Photographer's Eye, una delle altre fotografie che mi ha particolarmente colpito. Because this is one of a number of photographs taken in New Orleans. E questa è una delle tante fotografie scattate a New Orleans By a little known photographer, da un fotografo non molto noto called Belloc, chiamato Belloc. And I think they're amongst the greatest portraits. E io penso che questo sia uno dei più straordinari ritratti. Because the photographer didn't make judgments. Perché il fotografo non esprime giudizi in questo caso. About these women. Sulle donne, su queste donne che poi fotografa. The problem with taking a portrait is that the subject of the portrait wants to try and tell their story. Il problema di fare un ritratto, no? Di realizzare un ritratto, è che il soggetto di questo ritratto vuole raccontare la propria storia. And the photographer wants to tell his or her story. Laddove il fotografo poi vuole anche raccontare la sua di storia. So there is a battle. E quindi c'è una sorta di scontro, di battaglia, se vogliamo. Usually the photographer wins, but solitamente chi vince è il fotografo. But the greatest portrait, ma i più grandi ritratti, like this one, come questo qui che vedete, occur when there is no sense of a battle. Avvengono proprio quando non c'è traccia di questo scontro, di questa battaglia. And they just seem to be. Sembra semplicemente che esistano, che ci siano, no? I soggetti all'interno della foto. And like this one, which is such an important photograph too. E come proprio come in questo caso, un'altra fotografia molto importante. This is Paul Strand. Questo è Paul Strand's Blind Woman, donna cieca, of, 1916. Del 1916. And this was the photograph which gave Walker Evans his Damascus moment.
E questa è la fotografia che ha folgorato sulla via di Damasco Walker Evans. When he saw it, he realized that photography wasn't just about photographing what was there. Perché quando l'ha vista, ha capito che la fotografia non era soltanto prendere, quindi fotografare ciò che era lì, ciò che c'era. But you had to suggest other things. You had symbols, so this is a blind woman. Ma c'è bisogno di suggerire altro, c'è bisogno di simboli, ci sono dei simboli. In questo caso c'è una donna non vedente, una donna cieca, che non può vedere il pubblico, quindi non può vedere chi invece la guarda, because she's blind. Perché è cieca, appunto. And then there's a text added to the image. E in più c'è un testo, una parte testuale aggiunta all'immagine, Which is an ironic text, but it's in the form of the sign she has around her neck. Che è abbastanza ironico come testo, ma non è né più né meno il cartello che lei poi ha attorno al collo, no? So the photograph suggests all kinds of things. It's about looking. Photography is about looking. E questa fotografia suggerisce tutta una serie di cose. Innanzitutto che la fotografia è guardare. And seeing. Guardare e vedere. It's also about the three-way regard between the subject, the photographer, but also the audience. Ed è anche questo triplice rapporto che si crea, questa interconnessione che si crea fra questi tre attori. Il soggetto, il fotografo e il pubblico, chi guarda la foto. So it's sort of me looking at you, looking at you, looking at me. È un qualcosa tipo io che guardo te, che guardi te, che guardi me. Quindi è una connessione complessa di questo genere. But of course in this photograph one whole element is missing. Ma c'è un elemento principale che in questa foto manca effettivamente, perché la donna, quindi il soggetto, non può vedere. E quindi questa foto è una foto molto potente, ma nello stesso tempo terribile. I will speed up, so more great portraits. Altri meravigliosi ritratti, cercherò di andare un pochino più veloce adesso. Two boxers in the 1930s. Due boxer negli anni 30. Due pugili. Diane Arbus. Diane Arbus. Diane Arbus, a woman on the street. Diane Arbus è la fotografa, woman on the street, quindi una donna per strada, letteralmente. Again, a good example of get in close. Ancora una volta uno splendido esempio di avvicinamento, no? And the kid, very like a 19th century portrait. Questo è by Richard Avedon in the 90s or 80s. Negli anni 80, negli anni 90, Richard Avedon ha scattato questa fotografia. Kid with a snake. Un bambino con un serpente. And here's one by my friend Martin. E questa è una delle fotografie del mio amico Martin Parr. Another great portrait, and again another example of get in close. Un grande ritratto, ma soprattutto un altro grande esempio di avvicinamento. Right, okay. So I started to look at the work of these great American photographers and 19th century photography, but there were contemporary photographers as well that I became interested in.
E dunque io ho iniziato il mio lavoro guardando a questi grandi esempi della fotografia americana e interessandomi alla fotografia del XIX secolo, ma c'era anche una parte di fotografia contemporanea che mi interessava particolarmente. And one was an English photographer. Questo è un fotografo inglese. Called Tony Ray Jones. Tony Ray Jones, io mi scuso per la pronuncia perché non li so tutti quanti correttamente i nomi. Who had gone and studied in America. Che era andato a studiare negli Stati Uniti, in America. And he came back to England in 1966. E torna in Inghilterra nel 1966. And when he came back to England, he found or he saw England as a foreign country. E una volta tornato trova, o meglio vede, la sua terra natia, l'Inghilterra, come un paese straniero. Yeah, and found things strange. Literally found things strange. E comincia a trovare delle cose strane, ma proprio letteralmente, concretamente strane. And so photographed England in a way that no one had photographed it before. E quindi fotografa l'Inghilterra in un modo inedito che mai nessuno aveva fotografato prima. And this produced a great reaction. E questo ovviamente ha destato grande sensazione, grandi reazioni. Amongst young English photographers. Tra i giovani fotografi inglesi. Including myself. Tra cui ovviamente anch'io, no? Sono rimasto molto colpito. Because you have to find things strange or interesting perché bisogna, c'è bisogno, è necessario trovare delle cose strane o quantomeno interessanti in order to photograph them. Per poter farle, per poterle fotografare. Otherwise you don't get good photographs. Altrimenti non si otterranno sicuramente delle buone fotografie, no? I mean, if you just find things ordinary, perché se le cose noi le troviamo ordinarie, comuni, you just get ordinary photographs. Per le fotografie che otterremo sono fotografie altrettanto ordinarie e comuni. But if you find things strange or marvelous, or unsettling. Ma se troviamo le cose meravigliose, fantastiche, persino inquietanti, o strane ovviamente, you begin to get good photographs. Cominciamo ad ottenere delle buone fotografie. Even although you are photographing the ordinary, you find the marvelous in the ordinary. Anche quando fotografiamo l'ordinario, dobbiamo trovare il meraviglioso nell'ordinario, nel comune. So this was another great influence for me, the American photographer Gary Winogrand. Gary Winogrand è il fotografo di questa fotografia che ha rappresentato ancora una volta un altro punto di riferimento importante per me. Who photographed American society. Fotografo americano che fotografava la società americana. In the same way that Tony Ray Jones photographed England. Nello stesso modo in cui Tony Ray Jones fotografava l'Inghilterra. And Gary Winogrand was a big influence on me. Gary Winogrand mi ha influenzato particolarmente. Because I met him. Perché l'ho incontrato personalmente, l'ho conosciuto per caso. In Los Angeles. A Los Angeles. In 1980. Negli anni 80, 1982. Perché mi ero recato ad un incontro a Los Angeles. There were a lot of American photographers. E c'erano tanti fotografi americani. And it was very hot. C'era molto caldo. And they all had little tops on and little. Tutti quanti erano vestiti molto leggeri, no? Piccoli pantaloncini e canotte, comunque top, insomma, molto, molto succinti. Non solo gli uomini erano vestiti così. Ma tra tutti loro c'era questa persona, questo era signore, combat jacket on, con una giacca, two Leicas,
photographing two cameras, photographing like a madman. E stava fotografando come un pazzo con questa giacca e queste due macchine fotografiche per tutto quanto, durante tutto quanto l'incontro. So I said to somebody, who's that? Goodness sake, who's that? E io ho chiesto, ricordo di aver chiesto a qualcuno, chi è questo? Chi è quello? So they said Gary Winogrand. Oh, one of my favorite photographers. E appunto mi fu detto, no, è Gary Winogrand. Ah, per me fu insomma un'epifania, uno dei miei fotografi preferiti. So I went over to him and I said, oh, it's nice to see a real photographer here. I don't know why I said that, but I said it's nice to see a real photographer here. E mi ricordo di essermi avvicinato a lui e di avergli detto, oh, che bello vedere un fotografo vero, no? sono contento di conoscere un fotografo vero. Non so perché abbia detto proprio questo, ma ricordo che le parole esatte furono proprio, che bello conoscere un fotografo vero. So he said, yeah. He said, all these kids here, because he was from New York, all these kids here, they're great kids. But their work is shit. E insomma lui ha detto, insomma con questo, ha detto sì, ci sono un sacco di tipi qua, un sacco di tizi, no? Sì, fanno, lavorano, perché appunto è di New York, fanno tutte queste fotografie che sono veramente una merda. So we got on very well. E quindi siamo andati subito d'accordo con questa cosa qua. And I basically hung out with him. Is there a time where hung out? American Express. Hung out with him for 3 days. E quindi per 3 giorni siamo usciti insieme. Hang out è una espressione tipicamente americana per dire, insomma, ci siamo frequentati per 3 giorni consecutivi. And learned so much about photography. E abbiamo imparato e appreso tantissimo sulla fotografia. Because he talked like that for 3 days. Perché parlò senza sosta così per 3 giorni consecutivi. So this is the last great influence here. E questo è il mio ultimo punto di riferimento, la mia ultima grande influenza. One of the biggest for me. This is Lee Friedlander. Lui è Lee Friedlander, fotografo di Lee Friedlander. Whose biggest influences were Evans, Walker Evans and Ache. Che diciamo ha avuto un'influenza ancora forse maggiore di Evans e di Ache. And so I don't need to say anymore. Non penso di dover aggiungere altro, no? All right. So now I have all these influences. I'm beginning to make pictures. So I'll just quickly go back to this thing. Photography takes you there. E dunque adesso che ho tutti i miei punti di riferimento, tutti i grandi che hanno poi influenzato la mia arte, posso effettivamente parlare di quello che io facevo. Però prima voglio tornare un attimo a quello che ho detto prima quando affermavo che la fotografia vi porta lì, in un posto. So, here. Ecco qua. And here. Qui e qui, per esempio, no? Okay, but we'll go back. So here. So this is our front door. Questa in è la London. Porta di casa della nostra casa a Londra. So this is a series I'm making about my neighborhood in London. E questa è una serie di fotografie che io faccio sul vicinato, sull'area in cui abito, no, a Londra, sul quartiere in cui abito a Londra. So this is our beautiful neighborhood in London. È una bella bella zona questa qui di Londra. And this is my favorite Italian cafe that we go to. E questo è il mio bar preferito. Always in London. In London. A Londra, sì, il bar preferito dove vado abitualmente a Londra. But let's come back to the photography I was doing. So this is the 1970s. So I have bought a big camera like everyone else. E quindi torniamo un attimo indietro alla mia storia, alle fotografie che facevo io. Siamo negli anni 70, io come tutti quanti ho acquistato una macchina fotografica molto grande. And so I start photographing hopefully
like Ajay or Evans or Friedlander or whoever. E spero di cominciare a fotografare come tutti i grandi che mi hanno influenzato, Friedlander, Ajay, eccetera. But hopefully finding my own things and my own way of doing it. Con la stessa speranza però di trovare la mia strada, il mio modo di fare le cose. So, this was in black and white. Questa è una foto in bianco e nero. And one of the things which was important to me. E una delle cose importanti per me was that Evans, Walker Evans, in his book used photography almost in a literary way. Era il fatto che Walker Evans nel suo libro usava la fotografia quasi in modo letterario. And that he literally used words in photographs, found words in the landscape. Lui proprio trovava concretamente delle parole nei paesaggi, nelle fotografie, no? I will come back to it in a minute. Ci torno subito su questa cosa. And things which could be symbolic. So I found this and this word eel, which is a fish. E cioè, praticamente trovava tutto quello che poteva essere simbolo e simbolico. La stessa cosa che ho fatto io, ho trovato questa parola qui, eel, che è un pesce, credo anguilla, se non vado errato, something which looks like a flag. O qualcosa che somigliasse a una bandiera, come in questo caso. When you photograph, you have to think about what you're doing. E quando fotografi devi pensare a ciò che stai facendo. But you also have not to think about what you're doing. Ma devi anche non pensarci. Devi pensarci e non pensarci. So you have to do it with your brain. Devi farlo usando la testa. But you also have to shut your brain off. Ma devi anche spegnere il cervello, se è possibile. Just let it come from inside. E lasciare che venga fuori tutto da dentro. So you can decide to make a project. Ovviamente puoi decidere di fare un progetto, di realizzare un progetto. And very often, the way they teach photography in photography schools today is to think of a project. E questo somiglia molto al modo tradizionale in cui insegnano la fotografia nelle scuole oggi, no? Chiedono di pensare ad un progetto, write it all out. Di scriverlo eventualmente, di abbozzarlo. What pictures are you going to take? E che appunto fanno domande del tipo che fotografie andrai a fare, che fotografie realizzerai? I mean, I know, I have a friend, a young photographer. Io lo so, nel senso, io ho un amico, un giovane fotografo che durante una mostra fotografica, because he wanted to take photographs, perché voleva fare delle fotografie, and it was 3 months before he was allowed to take a photograph. Ok, ora adesso ci sono arrivato. Praticamente è stato denunciato, gli è stato impedito di fare fotografie per tre mesi, non ha potuto fare fotografie per 3 mesi perché appunto voleva scattare queste fotografie in un tribunale, non le ha potute fare, insomma, se non so va. E quindi ovviamente ha lasciato il tribunale, è andato via. Il discorso comunque è sempre quello, bisogna pensare ma allo stesso tempo non pensare. So these photographs, I was attracted to these places and these things, and I don't really know why.
E in qualche modo all'interno di queste foto, lo vedete, io ero attratto da queste cose, da questi posti, anche se realmente non sapevo il motivo, non ne conoscevo il motivo. I mean, now I know what kind of things were coming in. I was interested in conceptual art and assemblages and things like that. Adesso lo so, a posteriori so con certezza che cosa stavo cercando. All'epoca cercavo l'arte concettuale, ero interessata agli assemblaggi, a cose simili, ma lo so solo ora. So in one way I'm photographing sculptural installations. Quindi in qualche modo io sto in qualche modo io fotografo delle installazioni, ecco. I also grew up just after the war. E ovviamente io sono cresciuto proprio nel periodo post bellico. When as a kid we used to play on bomb sites where buildings had been bombed, we used to play. E noi da piccoli giocavamo in quei posti che erano stati bombardati, in luoghi bombardati, quindi. So I actually think this came in, this goes into the photography. Penso che questa parte poi della mia vita sia in qualche modo sfociata nelle fotografie che ho fatto. And in fact these were taken in a bombed house in London. E infatti questa fotografia in particolare è stata scattata in una casa londinese, una casa di Londra bombardata. Where one of my students, there was a squat, a commune in this house. C'era una comune, no, all'interno di questo, di questa casa. And one, this student came in with a photograph of this place. E uno dei miei studenti arriva con questa fotografia, no? Con la fotografia di questo luogo. So I said, oh, right, I'm straight there, I'm going to photograph that. E io subito ho detto, ok, devo andarci anch'io, vado a fare questa foto. Oh, sorry. So, these are sculptural things, and I took a lot of these photographs. Ne ho fatte molte di queste fotografie scultorie, se vogliamo dire così. On places where we were going to build, where as an architect I was going to build houses or something. Questi sono, diciamo, precantieri, no? Dei posti dove io, in quanto architetto, sarei poi andato a realizzare, no? Sarei andato a costruire. And they were always about sculptural objects, really. Tutti questi sono proprio oggetti, no? Oggetti reali, quasi delle sculture, ed è questo proprio un tema predominante di tutta questa serie di fotografie. And maybe seeing those pictures from Pompeii came into this one, I don't know. E forse non so, no? Le foto di Pompei sono in qualche modo penetrate indirettamente all'interno di questa foto in particolare. So when I first met Guido. Quindi quando ho incontrato Guido. Guido Guidi. Guidi per la prima volta. He said, "Oh, I'm glad you're interested in my ugly pictures." Lui mi ha detto: "Io sono molto contento che tu sia interessato alle mie fotografie, alle mie brutte fotografie." And so I said, "Well, of course they're." They're ugly but beautiful, and of course it sounds much better in Italian, brutta ma bella. E ovviamente io ho risposto, sì, sono molto interessato alle tue fotografie, sono brutte ma sono belle, in italiano suona molto meglio, ugly but beautiful. So I can do brutta photographs as well. Io pure posso fare delle brutte fotografie. These were all taken in the 1970s. Queste sono state fatte tutte quante negli anni 70. And you can see the influence of Walker Evans with the text and things on the. Non so, questi testi che voi vedete probabilmente riuscite a riconoscere da queste. Da questi testi, dalle parole che sono all'interno delle foto, l'influenza di Walker Evans.
Evans, so e proprio per tornare a Evans. So he was going around America. Evans stava girando, giravano l'America. And eventually made this book called American Photographs. E alla fine appunto realizzò questo libro chiamato American Photographs. But two or three of the earliest photographs in the book. E una, e due o tre delle primissime fotografie all'interno di questo libro were of photographs in the landscape. Erano fotografie di paesaggi, no? Erano dei paesaggi. Like this. Come in questo caso, per esempio. And this one, which is a shop window. E queste, insomma, sono tante finestre una accanto all'altra. And signs in the landscape. E anche ovviamente se, il, i segnali, no? Le, i cartelli all'interno del paesaggio. O le insegne, come in questo caso. And so he was constructing maybe a novel in photographs in this book. In qualche modo lui stava realizzando un romanzo in foto, in forma di fotografie con questo libro. But a novel which had which was about the state of America, how he felt about America in the 1930s. È un romanzo dello stato dell'America, cioè di come era l'America e di come lui percepiva l'America negli anni 30. So you have photographs about the psychological state of America. So this is just, he's walking by. E avete anche fotografie a proposito dello stato psicologico, della situazione psicologica in America. Walker Evans non faceva altro che passeggiare, camminare. He makes a snap. Faceva qualche istantanea of a couple in a car. Di una coppia, come in questo caso, in macchina. And it has a certain atmosphere. E aveva e otteneva una certa atmosfera in questo senso. That he was trying to convey. Un'atmosfera che cercava poi di trasmettere nello stesso tempo in quello che era poi il filo conduttore del suo libro, in quello che era il contenuto. E in qualche modo rinforza questo tipo di narrativa con questa foto in particolare. It's a wonderful photograph. Una foto che io trovo meravigliosa. It's called Torn Movie Poster. Chiamata? Torn Movie Poster. Torn Movie Poster. Cioè praticamente locandina strappata, so letteralmente. It's just something he's seen on the street. Qualcosa che lui aveva semplicemente visto per strada. And makes it into one of the scariest photographs. Trasformandola poi in una delle fotografie più paurose, terrorizzanti che qualcuno abbia mai fatto. And again he makes wonderful interior photographs. E ancora una volta lui realizza delle splendide fotografie d'interno. This was the photographer I met, Gary Winogrand. Questo è Gary Winogrand, il famoso fotografo che io avevo già incontrato personalmente. Who of course knew Evans, and this was his favorite photograph. E questa era la sua fotografia preferita di Evans. Ovviamente, appunto, Winogrand conosceva Evans e questa era una delle sue foto preferite. I think that's because of its wonderful construction. Penso per la splendida costruzione al suo interno. But this also appears in the book. Close to this one. Ma questo è anche nel libro vicino, compare nel libro vicino. Con questo cactus. Uneasy picture. Cioè che è una fotografia molto complessa, non facile, non semplice.
Again, and this one relates to Guido, and I'll talk about Guido a bit later, but this one relates to Guido. Questa foto in particolare fa riferimento, si riferisce, si ricollega a Guido. Ci tornerò e ne parlerò a breve. So now we come to Ajay, and Ajay is slightly different. E torniamo ad Ajay. Ajay è leggermente differente. I said that he is the greatest photographer. Io ho detto prima che è il più grande fotografo of the 20th century. Del XX secolo. And he has made a wonderful document of Paris. Ha realizzato un documento straordinario di Parigi. But for photographers, it's a big lesson. Is how you construct. Ma la grande lezione per tutti i fotografi è la maniera di realizzare, di costruire la fotografia, come si costruisce la foto. And that is how you can make a photograph with a big camera. E questo è il modo in cui si può fare una foto con una macchina fotografica grande, di grandi dimensioni. Of things that are still. Questo è il modo in cui fotografare cose che sono immobili, ferme, and yet make pictures, e nello stesso tempo realizzare però una fotografia which are incredibly lively. Che sia estremamente vitale. Good work, vitale. And also he conjures up place almost like no other photographer. You can walk into his photographs and some of them you actually can walk down that, that's still there. You can walk down that, but that is the thing, you can almost walk into his pictures, you can feel them. Le sue fotografie si possono proprio sentire, no? Si può proprio camminare attraverso le fotografie. Ovviamente ci potete anche andare fisicamente, ma attraverso queste foto che poi lui faceva come tutti gli altri fotografi, passeggiando e trovando appunto i luoghi, lui vi trasporta e vi permette quasi di camminare all'interno di queste strade che lui stesso percorreva. Story behind this one. E c'è un aneddoto a proposito di questa foto. I taught a photography class in the 70s. Negli anni 70 io ho insegnato fotografia, no? Which was about appreciating photography. E cercavo appunto di focalizzarmi sull'apprezzamento della fotografia. And I was discussing Ajay. E stavo parlando proprio di Ajay in una di queste lezioni. And this guy in my class suddenly said. E uno dei miei studenti, uno dei ragazzi, improvvisamente disse: quando Ajay morì, mio padre ha comprato praticamente la metà di tutto quello che c'era all'interno del suo studio. So I said, no, he didn't. No, non è possibile, ovviamente. Io non l'ho potuto fare. Well known that Berenice Abbott, the American photographer, bought. Perché c'è un altro fotografo americano che aveva in realtà acquistato buona parte di tutti gli oggetti che erano all'interno del suo studio, no? Ed era una cosa nota questa. No, non è possibile, ha risposto questo ragazzo. No, lui ha investito tutti i soldi per acquistare queste cose. And this is true, his father did. È vero questo, perché suo padre ha effettivamente fatto questa cosa. And it wasn't generally known about at the time, but sorry. It wasn't known about at the time. Non era molto molto, non era una cosa nota, this insomma. Good lesson. But this friend of mine still has this picture.
Ok, insomma non era venuto alla luce questa cosa che parte degli oggetti di Agé fossero stati acquistati dal padre di questo ragazzo. Il mio amico comunque conserva ancora questa foto, in his house in London. proprio a casa sua a Londra. And it's an incredible print. Ed è una stampa assolutamente incredibile. Yeah, so every time we go to dinner, Ogni volta che andiamo a cena da lui, I no? always sit where I can just look at Io mi siedo it. esattamente nel punto in cui posso vedere perfettamente la fotografia, la stampa. And he also has this print. Anche questa è una stampa che lui ha, no? Which is a very strange one because Che è molto particolare, singolare, perché there are about three like this that Ajay did out of 10,000 pictures. There are about three like credo che per 10.000 foto che Ajay ha fatto ce ne siano solo tre di questa specifica tipologia. of the same woman. La stessa donna, in tutti e tre i casi. And we know that this is Ajay's house. E sappiamo che questa è proprio la casa, l'abitazione di Agé. So I think, although I don't know, Sebbene non lo sappia con esattezza, io penso I think this was Mrs. che questa sia la signora Agé. Almeno questo è quello che penso, no? Penso, non ne sono sicuro, ma lo penso. But he didn't take many pictures of people. Ma non ha scattato molte foto di persone, no? Con persone. Most of them are wonderful, like Ma la maggior parte di quelle che ha scattato sono assolutamente straordinarie. of a singer in the street, Questa, per esempio, è una street cantante singer. di strada, no? Una musicista di strada, un musicante. And for great pictures, I mean, an extraordinary picture. Questa, per esempio, è un'altra immagine straordinaria. Most people wouldn't think of making a picture like that. Nessuno, quasi nessuno Particularly men. probabilmente penserebbe di fare una fotografia così bella, così straordinaria. So with influences, so I've been influenced by Ajay as well as Evans. So this is a picture of a staircase going nowhere in Versailles. Questa è una scala che non porta da nessuna parte, no? Una scala verso il nulla scattata a Versailles. Quindi diciamo che questa è giusto per dare un esempio dell'influenza che Evans o Agé hanno avuto sul mio lavoro. And this is one I did of a staircase going nowhere in Berlin. E questa è una foto che ho fatto io invece di una scala che non porta da nessuna parte a Berlino. The very end of his life, when he was quite old. E quindi quasi al termine della sua vita era molto anziano. He didn't really need to, I mean, he wasn't making money out of making pictures. Diciamo che non è che guadagnasse soldi dalle fotografie che faceva, non And ne aveva bisogno. he'd basically been a photographer that had sold pictures for not very much money. Diciamo lui ha venduto le sue fotografie, era un fotografo professionista che vendeva le sue fotografie, però ad un prezzo abbastanza basso. And these photographs were documents for artists to copy and use as models. E queste fotografie in realtà erano un documento, una prova utilizzata poi da altri artisti in qualche modo per copiare o quantomeno come modello di riferimento. But when this business failed and was had finished. Ma quando insomma alla fine, no, oramai gli affari non andavano più bene, non funzionavano più. Still kept on making pictures. Lui comunque, nonostante gli affari appunto non andassero più bene, quindi non vendesse più le foto, continuò a scattarne. And they just become about less and less. E cominciarono a ridursi, cominciarono a diventare sempre meno, sempre meno. Until he's making photographs like this, which are just about light and space. Non solo di numero, ma anche probabilmente di soggetto, di rappresentazione. Rappresentavano sempre meno, come in questo caso, spazio e luce. Come appunto questo è uno degli esempi. Nothing else. Nient'altro.
So there's a very typical agile of a street, very typical example of a street photographs. Questa è per esempio una fotografia di strada, in stile proprio tipico di Agile, le fotografie. This is something which shouldn't be lively, but he is made very lively. Qualcosa che non è vitale o non dovrebbe esserlo di per sé, ma Agile riesce a renderlo così vitale, riesce a farlo vivere. And there's another. Questo è un altro, diciamo, esempio mio, from Berlin. Sempre scattata a Berlino. Okay, so I mentioned Guido Guidi. Quindi ho fatto riferimento a Guido Guidi, no? Poc'anzi. And his book about Italy. A proposito, ho parlato del suo libro sull'Italia. And this is second photograph in the book. Questa è la seconda fotografia del libro. And as I said, John Gossage just said to me his favorite photographer is Walker Evans. E come ho già detto prima, no? John Gossage mi disse: guarda, il suo fotografo preferito è Walker Evans, di Guido Guidi, no? And in American photographs, in the text to American photographs. E nel libro American Photographs, The writer Lincoln Kirstein, che appunto scrive all'interno del libro, dice: è difficile sapere whether Evans photographed, se Evans avesse fotografato o fotografasse the ruins of a civilization, le rovine di una civiltà, Under threat sotto la minaccia of collapse, che appunto sotto quasi sul punto di distruggere, di or he was photographing, o se piuttosto fotografasse beautiful things, cose belle for the benefit, per il per vantaggio, insomma, per il beneficio delle, he was photographing that which should be saved. Non si sa, insomma, se fotografasse delle rovine sul punto di dissoluzione completa o se piuttosto fotografasse quelle cose belle che in qualche modo dovessero essere preservate per il futuro, insomma. Questo diceva all'inizio del libro, quindi per il beneficio, a beneficio delle future generazioni. So, Guido talks about his bella, brutta ma bella. E quindi Guido parlava, no, delle sue fotografie brutte ma belle. So the question is, how is Guido photographing Italy? E quindi la domanda è: in che modo Guido fotografava l'Italia? Bella or brutta? Era bella o era brutta? Of course it's both, but entrambe, ovviamente. But in this photograph, Guido is doing the same kind of thing as Evans, all great photographers do. I think this is from his teaching in Venice. Io penso che questa foto penso sia stata scattata a Venezia, no? E credo che lui faccia più o meno quello che gli altri grandi della fotografia abbiano poi fatto. So here you have, and this one, this is not just simply Italy, it applies to every country. Perché questo non è che non è soltanto l'Italia, no, di per sé, si applica e vale per qualsiasi altro paese. You have the contrast between the glories of the past. Perché è evidente qui il contrasto fra la gloria del passato and the ruin of the present. E la rovina, le rovine del presente, del mondo attuale. Come se il passato fosse sempre migliore del presente. So Guido is, you have a machine. Vedete, no? Una macchina, un dispositivo in questo caso. On top of a fake column. Che si trova posizionato su una finta, su una colonna finta. And then you have a real sculpture from the past. Poi c'è una scultura dietro, una scultura effettivamente antica. But always in Guido you have this contrast.
E questo contrasto è sempre evidente nell'arte di Guido, tra gloria e rovina, tra il bello e il brutto. And Guido, like Evans and Ache, is a great photographer of things. E Guido è un fotografa molto bene, un grande fotografo di oggetti, di cose, no? Ama Evans e ama Ache. Things other people don't notice. E fotografa cose che probabilmente gli altri non notano, non vedono. Just very ordinary things. Cose ordinarie, comune, molto comuni. This is just Lier's house in Cesena, I think. Credo che questa sia la casa sua a Cesena. This is in Savignano, and I know exactly where that is. Questo invece è a Savignano, io so esattamente dove è stata scattata questa foto. So Guido is celebrating an Italy, not an Italy of the grand Renaissance. E Guido quindi celebra l'Italia, che non è la grande Italia del Rinascimento, but very ordinary, ma piuttosto un'Italia comune, molto ordinaria, and, but very important. Ma nello stesso tempo molto importante. Just the texture of everyday life. In qualche modo quella che è la sostanza della vita di tutti i giorni, della vita quotidiana. This again is Savignano. Ancora una volta, questa è una fotografia di Savignano. The biblioteca is just here. Proprio qua vicino c'è la biblioteca, proprio lì in fondo c'era la biblioteca, c'è la biblioteca. So it's, I find this interesting because I know this corner and I photographed this corner. Io la trovo molto interessante questa fotografia perché io stesso ho fotografato, no, quest'angolo, lo conosco molto bene. But this is very beautiful. È una fotografia molto bella comunque di per sé. And I don't know if this is a metaphor for modern civilization. I don't. Non so se questa foto rappresenti una metafora della civiltà moderna. I don't know. Non lo so. But I can relate to it. Ma in qualche modo mi ci ritrovo in questo senso, mi ci ritrovo in questo significato, in questa spiegazione. Un altro fotografo di cui ho scritto nel mio libro is a friend of mine from Los Angeles. È un mio caro amico di Los Angeles, a Mexican-American photographer. Fotografo americano-messicano. Anthony Hernandez. Tony Hernandez per gli amici. And he made these great photographs in the about 1980-1981. E ha realizzato queste straordinarie fotografie più intorno al 1980-1981. And he takes a lesson from Ache of using perspective to make a very lively picture of what is otherwise very still. E riprende e dimostra di aver ben imparato la lezione di Ache sull'uso della prospettiva per rendere delle cose ferme, delle cose invece molto vitali in movimento, e dimostra di averlo appreso molto bene con queste foto, appunto. And he's making pictures, one can ask why. I was having a conversation with Michele. Parlavo con Michele proprio ieri sera, no, a proposito di queste fotografie. About why photographers make pictures. E in particolare ci chiedevamo, l'oggetto della discussione, perché i fotografi facciano le fotografie, la ragione per cui le facciano. And
There are two things which Lincoln Kirstein. E Lincoln Kirstein ha citato due cose. Writes in American Photographs. Due cose in particolare che lui proprio ha scritto nel libro American Photographs. Actually, sorry, I've got this wrong. One thing Kirstein says and one thing Evans says. In realtà è una cosa che ha detto Kirstein e l'altra invece l'ha detta Evans, quindi questi due elementi sono chiusi nel libro di da due persone diverse. The first thing that Kirstein says, Kirstein afferma when he was criticizing photographers who try and make art. Quando lui criticava, muoveva le critiche contro quei fotografi che tentavano di fare dell'arte, he said, always someone, somewhere. Lui diceva, c'è sempre qualcuno da qualche parte with a good heart, che ha un gran cuore and a keen eye, e con un occhio molto attento, clear eye, will continue. E ci sarà sempre qualcuno che continuerà a documentare i fatti dell'epoca, gli eventi dell'epoca e di quei tempi. Quindi ci sarà sempre qualcuno da qualche parte con l'occhio attento e il cuore grande in grado di documentare i fatti dell'epoca. These photographers weren't artists, but he was saying that the true art of photography. Quello che lui cercava di dire è che non è che questi fotografi non fossero di per sé artisti, ma diceva che la vera arte all'interno della fotografia, o il vero artista nella fotografia, lies in documenting. Quindi la vera arte nella fotografia è documentare. Yeah. And the question is, does this make the true artists of photography. E dunque questo è la domanda appunto che ci si pone, questo fa del fotografo un vero artista e questo elemento in particolare? Political photographers. Per esempio fotografi politici. Or no. O no, oppure o no, ecco la domanda è questa. And so while I would say that Evans had a particular view about America in the 30s, and Guido has a particular view about Italy in the 80s, 90s. Laddove io invece direi piuttosto che Evans aveva un proprio modo di vedere le cose, quindi una propria visione negli anni 30, mentre Guido ne aveva un'altra, aveva un proprio modo di vedere l'Italia, no? Evans gli Stati Uniti, Guido guidi l'Italia negli anni 80 e negli anni 90. Direi piuttosto questo. I'm not sure. Non sono sicuro. And Michele wasn't sure either. Anche Michele concordava con me. Ma io potrei addirittura essere chiamato, denominato un fotografo politico. Not with the big P. Non con la P maiuscola, small, non con la P minuscola. Maybe. Forse, non lo so. Because we come to the thing that Evans said about photography, and for me, this is the most important thing that anyone has ever said about photography. This is what photography is all about. Evans said, photography was about finding little burning spots of realism. Io credo che la cosa fondamentale, la cosa più importante in assoluto e la lezione che io ho appreso da Evans sia proprio racchiusa nella frase che lui stesso diceva, no? Lui definiva la fotografia come la capacità di trovare dei piccoli punti, dei piccoli posti che bruciano di realismo.
Quindi questo brulico surrealismo brulicante, questo realismo che brucia, è l'obiettivo della buona fotografia. E questa è una cosa che è il cardine, appunto, la lezione di Evans è il cardine che ho fatto mio per il mio modo di vedere la fotografia. E appunto, una volta trovati questi posti che bruciano di realismo, metterli in evidenza. Quietly. Con calma, con tranquillità. And in proportion. E in proporzione fra loro. That's it. That really is what photography is. Io credo che sia proprio questo, sia proprio questa la fotografia, è tutto qua. Ma it's also about making pictures. Ma si tratta anche poi di fare effettivamente le foto, no? Oltre che trovare i punti di realismo. It's very important you are making pictures. È importante perché voi fate delle fotografie concretamente. So you are making pictures as well as telling stories. Perché fate delle fotografie e contemporaneamente raccontate anche delle storie. So part of the pleasures of photographs, of making photographs. E dunque parte del piacere di fare delle buone fotografie come from structuring a picture. Deriva proprio dalla strutturazione, dalla capacità di strutturare una foto. So here Anthony Hernandez. Qui per esempio Anthony Hernandez is interested in making pictures. È interessato a fare effettivamente delle foto, foto che in qualche modo inquadrino strade solitarie di Los Angeles. But he's also interested in saying something particular about life in Los Angeles. Ma nello stesso tempo è interessato a raccontare qualcosa di particolare della vita di Los Angeles. So, if you look at this picture, quindi se guardate queste foto, ve le faccio. C'è una donna lì, no? There are people, one standing, two sitting. Ci sono due persone, una in piedi, le altre due sono sedute. And you can see that's a bus stop. E vedete che c'è, no? Una fermata dell'autobus. And there three people sitting and one also, and that's also a bus stop. Qui ancora una volta una fermata dell'autobus con una persona in piedi e tre sedute. So these pictures are about people waiting at bus stops in Los Angeles. Quindi queste sono fotografie di persone che aspettano alla fermata dell'autobus a Los Angeles. They're of a particular social class. In particolare, questo significa che c'è una classe sociale che viene qui rappresentata. Because as we all know, everyone drives in Los Angeles. Perché come tutti sappiamo, a Los Angeles tutti guidano in macchina, no? Tutti vanno in macchina. So these are people who don't drive or can't afford a car. Quindi queste persone sono probabilmente persone che non guidano o non possono permettersi di acquistare un'auto. So they're poor. Quindi sono povere. So he is making a comment about the particular class of people who don't drive in Los Angeles. E quindi in qualche modo lui sta commentando, sta facendo, sta commentando queste persone, la storia di queste persone che non guidano, non possono guidare a Los Angeles. And you will notice they are black. E noterete anche che sono o di etnia ispanica o nere o di colore latino, insomma. I mean, there is one white woman there, but in all of them. In tutte le foto, no, a parte appunto qui. There's one white woman, but in all the pictures, the people around are black or Hispanic. Sono tutto qui, c'è una donna bianca, no? Però per il resto tutti i soggetti delle sue fotografie sono ispanici o sono neri. So, di colore. Tony would not say he was a political photographer because I've talked to him about it.
Lui l'ha detto personalmente anche a me, non lo direbbe neanche oggi. Tony non è un fotografo e non si ritiene un fotografo politico. And he's interested in the light and the shade and making these pictures. Very interested in perspective, in light and shade, and yet he's also making a commentary about Los Angeles life. E in qualche modo lui è interessato alla prospettiva, al chiaroscuro, alle luci, alle ombre e nello stesso tempo a raccontare una storia, una parte della storia di Los Angeles. And some of it is coming in, some of it enters the pictures from saying, yes, I am interested in this. And some of it comes into the pictures from inside him. Perché c'è qualcosa che entra all'interno della foto in modo consapevole, in cui appunto ci si accorge, sì sì, io sono interessato consapevolmente a questo, però c'è qualcos'altro che entra nella foto in maniera inconsapevole, dall'interno direttamente nella foto. And so they become more complex pictures. E quindi ovviamente le sue foto diventano in questo caso più complesse, because of this. Appunto proprio a causa di questa dualità. So, one has to be very careful about the reasons why photographers take pictures. E quindi bisogna stare molto attenti alle ragioni per le quali i fotografi effettivamente scattano fotografie. If we go back to Gary Winogrand. Tornando a Guy Winogrand. A friend of mine called Leo Rubenfein. Leo Rubenfein, un mio amico. Once wrote about Gary Winogrand. Ha scritto una volta di Gary Winogrand. That his pictures showed a man estranged from the world. E ha detto che le sue fotografie mostrano un uomo estraniato, se vogliamo, dal mondo che lo circonda, in straniamento rispetto al mondo che lo circonda. And his photographs, e le sue fotografie represented him claiming the world back, getting the world back, getting the taking the world back. Ah, e in qualche modo le sue fotografie, Gareth, le fotografie rappresentano il suo tentativo di riprendersi il mondo, di riportare il mondo. And I think this is a very, very important thing. I think a lot of photographers, myself included, all these photographers we're talking about, there is this, it's related to this photography taking you there, and it's taking oneself into the world. Photographers are trying to bring the world to themselves, capture the world. E io credo che sia una cosa molto importante che riguarda la stragrande maggioranza dei fotografi, me incluso e sicuramente i fotografi che abbiamo visto finora, non solo il tentativo di portarci lì in un certo luogo, ma in qualche modo di prendere il mondo, di catturarlo e di condurlo a sé e di portarlo a sé. Quindi io credo che questo sia evidente in tutti i fotografi che abbiamo visto.